Allora, l'importante di questa iniziativa è quello di informare, di far conoscere che esistono oggi degli strumenti che possono intercettare ancora prima della manifestazione clinica della malattia, quelli che sono, diciamo, i sintomi ancora prima di farli essere, diciamo, molto preoccupanti. Che è quello che viene promosso in questa settimana, è un test appunto salivare che in tempi rapidi ha una risposta. L'altro punto è quello di cercare di far capire alle future generazioni che esistono metodi che possono comunque permettere loro di avere giustamente i loro rapporti, ma di evitare quelle situazioni in cui a volte si possono trovare delle difficoltà successive. Bisogna assolutamente parlare di diritti e di doveri per i malati d'HIV, di diritti che non devono essere discriminati in nessun modo e che devono avere immediatamente accesso alle cure, e di doveri sia da un punto di vista etico che da un punto di vista legale, che devono assolutamente fare attenzione a non infettare altre persone. Credo che questo problema, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e quindi la consapevolezza dei nostri giovani, sia da affrontare tutti insieme. Anche quest'anno il Comune di Scandicci si è fatto promotore di questa iniziativa insieme al Comune di Firenze, alle associazioni e a Farmanet con le nostre farmacie. In due farmacie sul territorio per diciamo 3 giorni, 3 pomeriggi si faranno punto di accoglienza per chiunque voglia avvicinarsi a fare il test. E come l'anno scorso e come ci prendiamo già l'impegno per i prossimi anni, cercheremo di contribuire facendo la nostra piccola parte affinché quello che è un tabù da troppo tempo smetta di esserlo. Anche quest'anno con grande piacere partecipiamo a questa importante iniziativa che è l'European Testing Week, che a livello europeo dà la possibilità all'accesso del test rapido per quanto riguarda l'HIV. E, insieme alle altre associazioni siamo presenti sul territorio fiorentino, anche sul comune di Scandicci, per offrire il test rapido in modo anonimo e gratuito. Quindi questi sono due aspetti molto importanti per facilitare l'accesso al test e quindi conoscere il proprio stato sierologico. È importante fare il test per la propria salute, per accedere il prima possibile alle cure e come associazioni noi diamo la possibilità di accompagnare la persona ai reparti di infettivologia di Firenze per appunto avviare il processo di cura, quindi ci sono degli operatori specializzati che accompagneranno la persona nell'eventualità in cui fosse il test positivo e quindi iniziare il processo di cura che è uno degli aspetti più importanti sia per la persona perché permette degli stili di vita simili alla popolazione generale, ma soprattutto anche per arrivare a un 90% di consapevolezza sul proprio stato sierologico e quindi raggiungere l'obiettivo di AN-AIDS del 2030 dell'eradicazione del virus.